Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video dove torniamo a parlare di anime cult. Finalmente, non sapete quanto ci ho badato a trovare questo giornalino. Dovete sapere che di solito animecult.it esce il 20 di ogni mese. Quindi il 20 giugno non era arrivato, il 25 non era arrivato, il 30 non era arrivato. È arrivato il 3 luglio e io non vedevo l'ora di averlo in tutte le edicole. È uscito il 3 luglio e io non vedevo l'ora di averlo per sapere tutte le novità sulle di Oscar. Ma finalmente ce l'ho. Il 3 luglio la mia edicolante mi ha chiamato ed è arrivato finalmente. E lo scopriamo insieme. Animecult.it numero 20. Lady Oscar in Italia, 40 anni di passione per l'eroina che ha segnato un'epoca. Boriti degli anime, sogni a 2, 3, 4 più ruote, tutti da guidare. Takahashi Saigyo, lo storico animatore Tatsunoko, ci racconta 60 anni di anime cult. Tarzinger, Toys, dalla fantasia di Neji Matsumoto, i giocattoli più amati di ieri e di oggi. Nella prima pagina troviamo l'introduzione del direttore editoriale di questo giornalino, Alessandro Agnoli, Lady dal fiocco tricolore. Poi troviamo il sommario che ci porta direttamente all'argomento che vogliamo leggere. Se vogliamo leggere introduzione, andiamo a pagina 30. Se vogliamo leggere Bambini per sempre, andiamo a pagina 86. Andiamo avanti. I bolidi che volevamo guidare. Dalla Fiat 500 di Lupin III alla Match Patrol di Aaron Benjo, passando per mille moto di Ryoshi Shiba. Guardare gli anime per chi aveva l'età giusta per fantasticare ha significato anche fare sogni a 2, 3, 4 o più ruote. Ma non solamente i maschietti amavano le 2, le 3, le 4 ruote, ma anche le femminucce come Fujiko, Bulma, Greta di City Hunter, Juno del Grande Mazinga. E andiamo avanti. Talento, tenacia e soprattutto anima, Simone D'Andrea. A 5 anni ha cominciato a giocare a pallone, diventando presto una promessa. A 12 cantava in un coro che si esibiva anche in televisione e nei grandi eventi. Poi la folgorazione, il doppiaggio. Simone D'Andrea è un grandissimo doppiatore e ci racconta la differenza fra doppiare cartoni animati e doppiare attori in carne ed ossa. Dal Chatai al Cipango, sulle ali di Daitar 3. Paolo Ongaro. Fumettista di fama internazionale, Paolo Ongaro ha attraversato tutti i generi del fumetto dagli anni 60 a oggi, arrivando a lambire con Daitan 3 anche gli spaghetti manga. Qui un'intervista a Paolo Ongaro, un bravissimo fumettista italiano che ha anche disegnato manga. E qui ci sono tutti i suoi fumetti e ci racconta tutto sul suo lavoro. Anime dimenticati. Cum Cum, il cavernicolo, punizioni e insegnamenti nell'età della pietra. Tra sganassoni e saltacchiotti,
Un anime ambientato nella preistoria dai modi severi ma adeguati a un mondo durissimo e pericoloso, a tratti comico, certamente leggero, ma per niente superficiale. Fatemi sapere sotto nei commenti se Kum Kum il cavernicolo è veramente considerato un cartone dimenticato. Qui ci raccontano alcune cose di questo cartone animato. Speciale Lady Oscar, quando la storia irrompe negli anime, le innovazioni narrative di Ryoko Ikeda e la curiosità sulla spadaccina bionda più famosa nel mondo, con un approfondimento sulla sua straordinaria avventura italiana e sul collezionismo di ieri, di oggi e di domani. Introduzione, la nascita di un successo mondiale. Un pomeriggio all'improvviso Oscar arriva nel bel paese. Le censure. Tagli sciocchi e incomprensibili. Oscar, secondo noi, il manga in Italia. Arriva il Corrierino, fumetti e concorsi alla corte di Francia. Una nuova strada. I libri della Fabbri. La guerra delle sigle, ma non tra gli artisti. I mille volti del successo, non solo manga e anime. Collezionare Oscar come una bambola. Passione c'è. Gioielli su fogli trasparenti. Oscar per sempre. Un amore che non finisce mai. La nascita di un successo mondiale. Come vogliamo chiamarla? Lady Oscar o Versailles Nobarra? Oppure la rosa di Versailles? Comunque sia, non cambia la sostanza. Parliamo di uno shoujo manga diventato un'opera classica e senza tempo, capace di appassionare e a vincere anche grazie alla sua trasposizione animata. Insomma, in qualsiasi modo Oscar vince, nonostante non sia stata la protagonista prescelta dalla Ikeda, perché la protagonista prescelta dalla Ikeda era Maria Antonietta. La Ikeda ha deciso di fare un manga su Versailles Nobarra perché aveva letto un libro su Maria Antonietta e la sua protagonista doveva essere Maria Antonietta, ma gli è stato chiesto di inventare un personaggio e così ha inventato Oscar e André. Ma a un certo punto la Ikeda è voluta tornare a parlare di Maria Antonietta, facendo morire i due ragazzi che erano stati tanto amati. Grazie all'entrata di Oscar e di André, il manga aveva cominciato ad avere successo. Quando la Ikeda li ha fatti morire, il manga ha dovuto chiudere, perché se ne erano andati i personaggi più amati. Andiamo avanti. Un pomeriggio all'improvviso Oscar arriva in Italia. Il 1 marzo 1982 su Italia 1, network dell'epoca appena nata e ancora di proprietà dell'editore Rusconi, viene mandato in onda un nuovo cartone animato giapponese, Lady Oscar. Lady Oscar, come voce italiana, aveva la voce di Cinzia De Carolis e André aveva la voce di Massimo Rossi. La direzione del doppiaggio era stata data alla fantastica Isa Barzizza. Tagli sciocchi e incomprensibili. Spesso si sente dire che in Italia Lady Oscar è stato pesantemente censurato. Questo non è vero, in assoluto. Ci fu però una delle repliche, quella del 2000, dove furono effettuati tagli assurdi di scene iconiche che causarono indignazione da parte dei fan, ma prima e dopo le censure sono state poche. Qui ci sono alcune scene censurate nel cartone animato, soprattutto quello ridato, riadattato nel 2000.
Home Video Oscar. Dopo una lunga attesa sono finalmente arrivati una nuova edizione dell'Anime Lady Oscar in DVD, quella da tempo annunciata in Blu-ray per la Amato Yamato Video, ma nel corso degli anni ci sono state varie edizioni Home Video. Qui tutti i CD di Lady Oscar da collezionare. Oscar, secondo noi, il manga in Italia. Nell'autunno del 1982, alla vigilia del secondo compleanno dell'allora popolarissimo settimanale del gruppo editoriale Fabri, Candy Candy, comparre l'annuncio di una grande sorpresa. Perché i primi manga di Lady Oscar andavano, in edicola con il giornalino di Candy Candy. Oscar e il Corrierino. Fumetti e concorsi alla corte di Francia. Ripercorrendo tra fumetti, letterine, concorsi, interviste, le avventure di Lady Oscar sul Corrierino dei Piccoli, in quella che fu una singolare presenza editoriale, un vero e proprio multiverso narrativo, unico e amatissimo da tutti gli appassionati. Fecero un concorso sul fumetto di Lady Oscar nel Corrierino dei Piccoli. Un'improvvisa sparizione. Così, da un momento all'altro, dopo aver glissato sul finale di Oscar nella posta dedicata, ma aver rivelato il tutto nelle griglie dei programmi e aver annunciato l'audiolibro con la nuova canzone dei Cavalieri del Re, le iniziative in tema Oscar scomparvero del tutto, non solo il fumetto, lasciando un grande vuoto nei fan. 2 anni dopo, nel 1984, il Corriere dei Piccoli cercò di fare qualcosa di simile con il Tulipano Nero, affidando di nuovo a Leone Cipollin il fumetto, con uno stile più vicino a quello dei manga e proponendo copertine e poster, ma la magia non si ripeté, pur suscitando consensi. All'improvviso sul Corriere dei Piccoli sparisce tutto quello che riguarda Lady Oscar. Così, 2 anni dopo, hanno cercato di fare la stessa cosa con il Tulipano Nero. Nonostante i tantissimi consensi, il Tulipano Nero non ha avuto lo stesso successo che aveva avuto Lady Oscar. Andiamo avanti. La guerra delle sigle. Uno dei fattori del successo di Lady Oscar in Italia è la sigla dei Cavalieri del Re, ancora oggi canticchiata da tutti. E l'onnipresente Cristina. Si sa, prima o poi arriva. Come sapete, negli anni 90 Mediaset ha cambiato la sigla di Cristina D'Avena. E il pubblico non l'aveva apprezzato molto. Però il gruppo dei Cavalieri del Re e Cristina D'Avena non erano rivali, non se l'erano presa per questo. È stato il pubblico che si è ribellato alla nuova sigla per riavere la vecchia sigla. I 1000 volti del successo. Dire tutto su un personaggio come Lady Oscar richiederebbe un libro intero. Ricordiamo qui altri 4 momenti che ci restano nel cuore o che nel caso del lungometraggio live action fecero di sicuro sensazione. Film montaggio. È stato fatto un film di 90 minuti nel 1990. Il diario di Lady Oscar, la Fabbri Felicità. Live action in Italia.
lo spoiler della Panini. Beh, tutti lo sappiamo che la Panini ha spoilerato il finale di Lady Oscar prima che finisse il cartone animato. Collezionare Oscar. Oscar come una bambola. Nel 1982, in parallelo all'uscita dell'anime in Italia, la Ceppi Ratti di Arona lanciò sul mercato le bambole di Lady Oscar, un'intera linea destinata ad alimentare i sogni delle bambine di ieri che oggi sono cresciute ma le amano ancora. Hanno dei prezzi altissimi queste bambole adesso, valgono veramente, veramente tantissimo. Io ci ho guardato su internet e veramente non ci si avvicina da quanto sono preziose. Piccoli gioielli su fogli trasparenti, passione Ciel. Ciel sono fogli di aceto trasparenti sui quali venivano dipinti a uno in sequenza i movimenti dei personaggi dei cartoni animati, poi fotografati e riversati su pellicola. Ognuno di loro custodisce un frammento di meraviglia e di emozione. Beh, credo quelle cartoline che si muovevano. Se tu le muovevi e il personaggio dentro si muoveva. Oscar tra i rovi, il bosco, possiamo trovare Oscar blu. Insomma, tantissime figure. Pensate un po', qui una ragazza aveva detto che aveva acquistato il suo primo sale. Ciel di Lady Oscar nel 2015 il prezzo partiva da 15.000 yen e lei l'ha acquistato a 20.000 yen. Pensate un po'. Oscar per sempre, un amore che non finisce mai. Ha oltre 50 anni dalla pubblicazione del manga in Giappone e ha più di 40 anni del debutto dell'anime in Italia. Oscar si conferma un personaggio amatissimo, lo dimostrano le tante iniziative a lei dedicate, dell'autrice, dagli editori, ma anche dei fan. Ci sono tantissime mostre adesso anche in Italia. A Milano c'è una mostra tutta su Lady Oscar. Qui possiamo vedere anche i cosplay, il momento in cui la Ikeda era venuta in Italia, insomma, Lady Oscar per sempre. Completa la tua collezione, puoi acquistare gli arretrati sul nostro portale anche in forma digitale. Basta fare la scansione qui che trovate nel giornalino per acquistare gli arretrati di anime cult, di robot, maghette, shoujo, Shoujo, Spokon, dei Pokémon, dei Cavalieri dello Zodiaco, di Sailor Moon, dei vari manga che sono usciti, insomma di tutto quello che la Sprea animecult.it hanno realizzato. Nuovo millennio, stessa passione, e poi venne Mondo Japan. Mondo Japan, una rivista oggi quasi dimenticata, ma che da gennaio 2004 si presentò come nuovo punto di riferimento per gli appassionati, ecco la sua storia per bocca dei protagonisti. Mondo Japan è un giornalino che parla di anime e manga giapponesi e qui trovate un'intervista a coloro che lavorano per Mondo Japan. Ai giornalisti. Balatak, l'ultimo robot magnetico. Dopo i successi di Jig nel 1975, Gatchen
nel 1976 la Toei Animation, sulla spinta del produttore di giocattoli Takara, a partire dal 3 luglio 1977, presenta sempre sulle frequenze di TV Asahi una nuova serie dedicata a un robot magnetico. L'ultimo robot, diciamo, della Toei Animation, Balatak. E qui ce ne parlano e c'è anche il giocattolo. Stella Orsini e Marco Alabasio, la favola bella di Junior TV. Siamo nuovamente in compagnia di Stella Orsini e Marco Alabasio, che sui due numeri precedenti ci hanno deliziato con una miriade di ricordi, dettagli sulla storia della mitica Junior TV dalla metà degli anni 80 ai primi anni 90. Ma ci sono anche tante storie da scoprire. Stella Orsini e Marco Alabasio parlano della mitica Junior TV e di tutte le sue trasmissioni dedicate ai ragazzi di allora, degli anni 80 e 90. Poi, Star Singer, Toys, tra vintage e moderno. Quando la serie Sci-Fi, ideata da Neiichi Matsumoto, va in onda in Giappone nel 78, inizia il successo dei giocattoli derivati che oggi restano ancora molto ricercati dai fan e dai collezionisti, anche italiani. Nel 2023 la Action Toys ne ha realizzato anche delle moderne interpretazioni. Dei piccoli gadget di uno dei cartoni animati di una delle serie, scusate, create da Leiji Matsumoto. Takashi Saijo, da Astro Boys a Judo Boy, gli esordi come Jenganga. Storico animatore della Tatsunoko Pro, Takashi Saijo, che ha debuttato a soli 16 anni con Astro Boy di Osamu Tazuka, ha attraversato la storia dell'animazione giapponese. Abbiamo incontrato in esclusiva per Anime Cult. Un'intervista a Takashi Saijo, che parla della sua carriera. Poi Nicola Bartolino Carrassi, i detective delle club sulle tracce di trame oscure. Fu una sorpresa quando la serie Club Detective arrivò in Italia. In quel momento si era al principio di una svolta epocale. Arrivò Bim Bum Bam Manga. Sappiamo che Nicola Bartolino Carrassi è un doppiatore, direttore del doppiaggio, adattatore di doppiaggio e ci parla di questo Detective Club Detective e di tutto il dietro le quinte di questo cartone animato. Ma non solo, ci parla anche di Anime Globe, una manifestazione che si è tenuta nel 2012 dove lui come presentatore ha premiato tutti i migliori doppiatori di anime. Patrizia Tapparelli, gli anni travolgenti di Patrizia e Mariano. Patrizia Tapparelli è detto Mariano, attrice, cantante lei, compositore, arrangiatore, produttore lui. Sono stati una coppia di Fulmicotone, che ha attraversato come un ciclone insieme dai primi anni 80 il mondo della musica fra televisione, colonne sonore cinematografiche e sigle dei cartoni animati. Abbiamo chiesto a Patrizia di raccontarci
quell'epoca piena di fermenti. Patrizia Tapparelli racconta la sua storia come cantante, musicista di sigle e di serie TV. Recensioni anime, recensioni manga, recensioni saggistiche, recensioni se fuori tempo. Doraemon, episodio 1. Nel prossimo numero, che uscirà il 23 luglio, forse, speciale censura. Come e perché i cartoni giapponesi venivano censurati e oggi come vanno le cose? Un'indagine nello spazio-tempo per scoprire cosa si nasconde dietro quello che ci tenevano nascosto. Dietro le quinte di Tatsunoko. Idea, talento, genialità e passione, la seconda parte della nostra intervista esclusiva con il celebre animatore Takashi Saijo. Anime dimenticate, l'invincibile Shoujun. Epica samurai e senso di giustizia, un potente Shoujun attraversa il Giappone e riporta alla pace un anime dimenticato da ricordare. I giocattoli di Daitan 3, in viaggio imperdibile tra bellissimi vintage Dois Daitan 3, ancora oggi tra i più desiderati dai bambini di ieri e dai collezionisti di oggi. Questo è quello che invece abbiamo visto in questa edizione di Anime Cult, la numero 20, con protagonista Lady Oscar. Non so se questo video, come li faccio sempre io un po' pasticcioni, vi è piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un cuoricino, iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate con un cuoricino, come ho detto prima, e condividete i miei video, così diventiamo tantissimi. Vi mando un bacio enorme, un sorriso grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!